Oggi abbiamo due autori di altissimo, di grandissimo livello, non che la volta scorsa non fossero uguali, però diciamo ogni volta proviamo ad alzare l'asticella. Abbiamo invitato questa volta Mattia Bevk dello studio Bevk Perovic, che è uno degli studi europei più interessanti. Ricordo solo che nel 2007 lo studio Bevk Perovic ha vinto il premio Mies van der Rohe come miglior opera prima, con un bellissimo edificio della facoltà di matematica a Lubiana. Questo ha, come dire, reso visibile l'opera di Bevk Perovic, che era già nota ai critici e al pubblico, diciamo, più di specialisti, ma soprattutto è stato un premio importante perché ha aperto una finestra nuova su quello che avveniva nell'ex Jugoslavia e soprattutto in Slovenia, e ci ha fatto scoprire il loro studio straordinario per la produzione, ma tutta una serie anche di altri autori che in Slovenia soprattutto hanno prodotto negli ultimi 10 anni una serie di opere contemporanee di altissimo livello, che rispecchiavano anche la rinascita di una nazione che entrava in Europa, stava cambiando pelle e che quindi aveva accettato l'architettura contemporanea come il suo linguaggio. Questa era una delle cose che mi aveva colpito di più e che mi aveva molto impressionato. L'altro autore che ci seguirà è Alessandro Scandura, che io ringrazio, anche perché Alessandro domani inaugura col suo allestimento il nuovo museo dedicato a Palladio a Vicenza, quindi teoricamente è un progettista la notte prima della chiusura dell'inaugurazione della mostra e a far la notte. Infatti so che dopo il nostro dialogo Alessandro scapperà a Vicenza per chiudere le ultime cose, quindi ti ringrazio ancora di più per lo sforzo che hai fatto per essere qua, e so che poi ci parlerai in anteprima di questo museo, quindi sarà anche un'occasione per vedere qualcosa prima di esserci domani nei prossimi mesi. Il tema di questa serata: la volta scorsa abbiamo parlato di naturale e artificiale, questa volta io ho suggerito come tema il rapporto tra costruzione e identità. Sono due parole apparentemente distanti tra di loro, ma che in realtà ci riportano alla centralità che ha l'architettura nel stabilire l'identità e la natura dei luoghi, quindi ancora la capacità che ha l'architettura anche contemporanea di dare forza e senso ai luoghi che abitiamo, soprattutto nei luoghi che non hanno più un'anima. Pensate a quante periferie, a quanti luoghi senza più come dire, qualità, e come in questi casi una buona architettura contemporanea possa ridare centralità, possa diventare improvvisamente un centro capace di ridefinire nuovi equilibri. E il tema dell'identità è un tema che si collega direttamente a quest'altra capacità forte che ha l'architettura, che è quella di dare senso ai luoghi, perché mai come oggi la parola identità, liberata da tutte le forme più, come dire, più folcloristiche e un po' passatiste, che di cui a volte siamo, come dire, infestati, ha a che fare con l'identità dei luoghi, delle persone, delle società che abitano, e con la necessità di ripensare architetture che diano un senso a quello che saremo nei prossimi anni. L'architettura non è solamente risolvere i problemi di oggi, ma è significare un possibile futuro, no? Quindi identità in questo senso, identità come capacità di dare qualità ai troppi spazi contemporanei che non ne hanno e che stanno chiedendo qualcosa di diverso, visioni nuove, e soprattutto molto coraggio e capacità anche da parte dei progettisti di ascoltare i luoghi, di ascoltarli, di interpretarli, di farlo anche con amore e con passione. Quindi il lavoro di Scandura da una parte e di Bevk Perovic dall'altra, secondo me, interpreta molto bene questa relazione tra la capacità di interpretare in maniera contemporanea il valore della costruzione, del lavorare sul corpo dell'architettura, e dall'altra quella di ripensare l'identità dei luoghi attraverso dei gesti, delle opere, anche dei piccoli interni, degli allestimenti, delle opere domestiche che ridiano senso ai luoghi in cui sono pensate queste architetture. Qui mi fermo, cominciamo con Mattias Bevk, che ringrazio ancora di essere qua e ci farà vedere alcune delle loro opere recenti. Lo studio, come dicevo, è stato aperto nel 97 e, come dire, è iperpubblicato, per cui non sta a me raccontarvi niente di più della loro attività. Hello, good evening. Is it possible they see also the... Yeah, It's your... But it's blind... Could you? Yeah, here you are. Okay, then like that.
Hello, good evening. Bene, innanzitutto sono lieto di essere qui. Non è un compito facile quello che mi è stato assegnato di parlare di architettura, in un luogo così, così bello, e soprattutto dopo aver avuto l'opportunità di visitare la città di Varese per qualche ora questo pomeriggio e aver ammirato i bellissimi edifici che la caratterizzano. Bene, innanzitutto un paio di parole sul mio studio. Quando Luca parlava, nelle sue parole di introduzione diceva che è stato aperto nel 1997, ho calcolato velocemente che sono passati 15 anni, quindi parecchio tempo che è anche trascorso velocemente. Lo studio è stato fondato da me e un collega che non è qui questa sera e attualmente contiamo un team di 10 collaboratori e il nostro ufficio principale ha sede a Lubiana che è qui. I was very glad when I heard the e mi ha fatto molto piacere partecipare a questo incontro dedicato al tema, come avete sentito, della costruzione e dell'identità. È un argomento di cui parliamo spesso nel nostro studio e che ritengo sia un po' il cuore dell'architettura, l'essenza di quello che noi facciamo, vale a dire come noi possiamo creare l'identità di un luogo, l'identità di un edificio attraverso la nostra attività di costruzione. And identity it's also e vediamo come l'identità è influenzata dalle ingerenze che i vari paesi e i vari ambienti hanno avuto paesi o realtà limitrofe, dal passato, dai vari aspetti storici sia architetturali che proprio della vita vissuta in quella realtà. Qui in questo cerchio che vedete sulla cartina ho circoscritto un'area di 600 km e che è un'area che sostanzialmente è raggiungibile in auto comodamente nell'arco di una giornata e questa area sostanzialmente è il bacino che ha influenzato nel corso della storia la Slovenia. Vedete che comprende città come Venezia, come Milano, Vienna, la Croazia. Questa è un po' la regione che nell'arco degli anni ha influito sulla Slovenia. And if you draw this kind of lines of cross e se tracciate delle linee attraverso la Slovenia scoprite che ci sono alcune parti del paese che hanno subito maggiormente l'influenza mediterranea o italiana e altre parti invece che hanno più subito l'influenza germanica o croata. Lubiana sta esattamente al centro ed infatti è il luogo che ha subito maggiormente l'influenza di entrambi i fronti. Slovenia is also a lot about nature. Precedentemente avete visto un'immagine della natura appunto che è in Slovenia e alcune immagini sostanzialmente che sono un retaggio del passato ritrovate soltanto nei libri che non rispecchiano più la realtà. Quella che avete visto è la tradizione, la classica architettura tradizionale che oggi non fa quasi più parte della realtà, oggi invece assistiamo più a una architettura di questo tipo ed è da qui che dobbiamo partire a livello di progettazione per definire l'identità del luogo. And if you talk about l'identità della Slovenia come nazione ha molto a che vedere con l'architettura e infatti i primi edifici realmente sloveni sono strettamente connessi hanno un'architettura strettamente connessa alla storia vera e propria del paese. Questo vedete ad esempio è un edificio risalente all'inizio del XX secolo e rappresenta realmente la nazionalità, lo spirito nazionalistico della Slovenia, la vera identità della nuova Slovenia. Ci sono pochi paesi che hanno proprio l'architettura come punto di partenza di una nuova identità nazionale e la cui architettura è così strettamente collegata alla storia della nazione. This building is my favorite building. Qui vedete uno dei miei edifici preferiti progettati da Plečnik. È un edificio di servizio al cimitero di Lubiana, quindi non è un edificio importante dal punto di vista funzionale, ma è molto bello dal punto di vista estetico per le decorazioni. Si vedono i vari strati di influenze che hanno plasmato insomma l'opera di Plečnik e che rappresentano i vari retaggi del passato che sono tuttora presenti. And the architect Edward Rauninger who built e qui vedete opere di Rauninger dagli anni 60 e 70, il secondo principale architetto sloveno che ha un po' avuto il compito di veicolare la transizione dall'architettura di Plečnik alla modernità.
è stato anche allievo di Le Corbusier, e in lui si miscelano vari influssi scandinavi, italiani, giapponesi, e è stato tramite lui che si è fatto un passo ulteriore verso la definizione di un'identità slovena. And maybe the most poetic level of... Questo è un altro livello, forse più poetico, di interpretazione del legame tra la costruzione e l'identità, che ha quindi a che fare anche con il tema della conferenza di questa sera. Ugo Witz, un altro architetto, ha costruito poco, ma le sue opere hanno lasciato un segno. Uno degli edifici più famosi è questo che vedete nella diapositiva, una copertura sulle rovine romane al confine con la Croazia. Un'interpretazione, a mio avviso, poetica della tradizione e della modernità. And relation of the building. Quindi vediamo come la relazione tra l'edificio e l'ambiente, ciò che lo circonda, e la comunicazione che si instaura tra questi due poli è assolutamente importante. Nel mio studio è sempre stato uno dei punti nevralgici della nostra attività per anni, tanto che appunto per anni questo motto, tutto ciò che troviamo sono condizioni, è rimasto appeso sulle pareti appunto dello studio. Cosa significa il motto? Significa che dobbiamo considerare non soltanto il contesto in cui ci troviamo a progettare, ma anche tutto ciò che può essere rilevante ai fini del progetto va utilizzato appunto nel progetto stesso. Tra l'altro è una citazione di Miss van der Rohe. In today's lecture or presentation I will show you venendo alla presentazione di oggi vi farò vedere alcuni piccoli progetti, alcune piccole case private che abbiamo realizzato in passato, due progetti residenziali e due edifici pubblici. Questa è una casa da weekend, una casa di vacanza vicino diciamo nel nord, nella parte nord-ovest della Slovenia. È una casa vecchia che era di proprietà appunto del cliente che era nato lì. L'edificio si trovava in pessime condizioni, però aveva un carattere particolare, aveva delle caratteristiche speciali, era totalmente dipinta di nero e aveva questa strana posizione tra la strada e la parte retrostante, la vegetazione retrostante. So this old building was really in bad condition, has to be... quindi l'edificio, essendo vecchio e in pessime condizioni, doveva essere ristrutturato. Questo non è il nostro progetto, è un edificio che abbiamo preso di riferimento nelle vicinanze, una vecchia stalla, diciamo un fienile, un edificio di servizio che ci ha colpito per la sua semplicità e per la sua armonia nell'ambiente. So this is our project. L'idea alla base di questo progetto è maturata da una sorta di paradosso. Molti sloveni possiedono case vacanza, case da weekend, dove trascorrono due o tre giorni il weekend a contatto con la natura. Generalmente queste case sono costruite esattamente come le case di città, per cui sono fatte con intonaco, hanno le piccole finestrelle, per cui tutto è assolutamente identico alla casa principale, per cui non c'è nessun cambiamento. Mentre noi pensavamo un qualcosa che potesse essere totalmente chiuso quando era disabitato e invece aperto nel momento in cui la casa veniva abitata, quindi dovevamo in qualche modo progettare questa trasformazione da un edificio diciamo rurale chiuso a una casa a tutti gli effetti a stretto contatto con la natura. So when you come to this house, quindi quando si arriva in questa casa, quando si aprono le porte e le finestre, si entra nello spazio principale, uno spazio molto semplice, la cui qualità principale è lo stretto legame con il paesaggio, con l'ambiente circostante. Lo stesso vale anche per il livello superiore, dove ci sono poche stanze, sempre appunto con questa idea di semplicità e di legame con la natura. Qui vedete come si apre la casa. And your weekend day is actually day on the Quindi quando si trascorre il weekend in una casa di questo genere si ha contatto con i prati, con la natura, non si deve necessariamente rimanere chiusi dietro queste finestrelle. A livello di realizzazione è calcestruzzo all'interno e all'esterno è rivestito da questi bastoncini di legno. This is the terrace which opens. Questo è il terrazzo che si apre sul retro del terreno, che è la parte sostanzialmente con la vista migliore. The wood is
Per quanto riguarda l'essenza e l'arice, trattata con una vernice che conferisce al legno questa colorazione argentea, grigia, che un po' riproduce il naturale invecchiamento del legno. So when the weekend is... Quindi quando finisce il weekend basta chiudere la casa, bastano appunto pochi gesti, sono dei pannelli scorrevoli che ricoprono finestre e porte e si va. Posso chiederti una cosa? Faccio direttamente la domanda in italiano così almeno capisco. Qual era stato la richiesta dei vostri clienti? Cioè i clienti, come dire, avevano chiesto una cosa simile o siete arrivati con una proposta di questo tipo? Mi interessa capire la relazione in questo caso con il... se erano consapevoli o se invece si sono trovati una sorpresa di questo tipo. It was hard work with this client because he didn't expect to get this. È stata dura con questo cliente perché in effetti non si aspettava di ricevere una proposta di questo genere. Quello che aveva chiesto era sostanzialmente una normale casa da weekend in cui potesse sentirsi bene, quindi questo era sostanzialmente il punto di partenza. Lui voleva sentirsi come a casa propria. This next project is much different. Il progetto successivo è totalmente differente, siamo a Lubiana, siamo ai bordi del centro storico di Lubiana, è uno dei quartieri migliori della città, con alcune ville un po' simile a Varese, ma gli edifici sono più piccoli, più modesti. Il lotto è stato acquistato da una coppia, marito e moglie senza figli, sostanzialmente l'unico plus di questo lotto è questa cintura verde che vedete alla sinistra. So you see the house is positioned in the... La casa era una casa assolutamente normale su una strada, l'unica cosa particolare, come vi dicevo, era questa parte retrostante di verde. La richiesta del cliente era quella di avere sostanzialmente solo tre spazi, una camera da letto, un soggiorno e uno studio, visto che era una coppia senza figli. Ben presto però ci siamo resi conto che il problema era molto più complesso, perché poi hanno avanzato altre richieste, volevano la piscina, la sauna, la palestra, l'area di intrattenimento, la camera degli ospiti, vari ripostigli, per cui il numero di metri quadri, la superficie cresceva continuamente, per cui abbiamo proposto di dividere il progetto in tre livelli o tre tipologie. Una che abbiamo chiamato patio house, dove abbiamo concentrato tutti gli spazi per l'intrattenimento personale e poi una seconda tipologia, quella che abbiamo chiamato pavilion con la zona giorno, e poi un ultimo livello, quello superiore, chiamato box, dove c'era la zona notte. So here we come to the to this relation of construction and identity. Quindi veniamo ora al legame tra costruzione e identità, lo si vede nel metodo di costruzione per cui abbiamo optato. La struttura doveva essere a vista, quindi doveva contemporaneamente anche rappresentare l'estetica stessa della casa, per cui si trattava sostanzialmente di calcestruzzo senza alcun tipo di rivestimento, calcestruzzo puro che rappresentava non solo la struttura stessa dell'abitazione ma anche la sua estetica, il suo aspetto. The main level of the house is ground level. Il livello principale è al pian terreno e è suddiviso in strisce, è completamente chiuso nella parte che dà sulla strada e completamente aperto invece sul retro, quindi sul giardino, sulla vegetazione. Vedete appunto le varie strisce che rappresentano le varie zone della zona giorno, poi c'è anche una parte esterna che sostanzialmente funge da tetto, da copertura al patio che è totalmente sottoterra. So you see, this is the appearance of the house with all the... Quindi qui vedete l'estetica della casa con tutti gli errori a livello di calcestruzzo che magari voi non vedete ma io sì, è completamente chiuso come edificio verso la strada e aperto come dicevo sul retro. The house has no garden. La casa non ha giardino, o meglio c'è una striscia che però è lasciata ai vicini. Il giardino si trova in effetti a livello più basso, nella parte appunto più bassa, e qui vedete la parte esterna, come si esce sull'esterno. And we were also very much interested in the relation between the
Un elemento che ci ha molto interessato era il legame tra le parti solide della struttura, quindi le parti in calcestruzzo, queste travi che attraversano gli spazi, e le finestre. Di finestre ce ne sono di due tipi: una tipologia è una sorta di, sono le porte finestra, questi sorti di contenitori di legno che si aprono sull'esterno, quindi la finestra funge più da porta che da finestra in sé. E la seconda tipologia non è una vera e propria finestra, sono più che altro delle vetrate, delle vetrature che creano il rapporto tra interno ed esterno. This is the section which takes you to... Vedete una sezione con il livello interrato che è il patio. Qui vedete appunto come sono organizzate queste strisce che intervallano spazi interni con spazi aperti. There is a sunken... Questa è la parte interrata, il patio, come dicevo, con una piscina, con vetro su entrambi i lati. E poi c'è un altro atrio e la palestra che il cliente voleva. Mentre a livello superiore abbiamo la zona notte con vista sulla zona circostante. And this is the third house. Il terzo progetto che vorrei mostrarvi è un'altra abitazione di una normalissima famiglia. Lui è un urban designer, hanno acquistato appunto questo sito in una piccola cittadina che non ha nulla di particolare, non c'è un contesto particolare, non ci sono caratteristiche speciali, ci sono solo alcuni edifici, ma niente di più. Quindi è stato molto impegnativo per noi cercare di trarre il meglio da questo contesto che sostanzialmente era nulla, e poi abbiamo scoperto che l'unico plus che potevamo sfruttare era appunto questa dimensione, questo piattume che potevamo sfruttare come spazio. There was one special thing, it's actually the family itself. La cosa speciale di questo progetto era la famiglia stessa, una coppia che per anni non era riuscita ad avere figli e poi all'improvviso si ritrova con quattro femmine, quindi una sorta di asilo in casa. So, their only wish... L'unico desiderio che aveva questa famiglia era di vivere tutti insieme, quindi di celebrare al massimo la vita familiare, per cui abbiamo concepito il progetto come un'unica grande stanza che comprendesse l'intera dimensione del terreno, e lo stesso giardino costituiva parte integrante del progetto. So when they leave the car by the... E quindi nel momento in cui parcheggiano l'auto sulla strada, da lì in poi inizia un solo spazio che comprende sala da pranzo, cucina, c'è una biblioteca, le sale, varie stanze da letto per i bambini, quella padronale, tutto in un unico spazio, in queste piccoli contenitori, però sempre all'interno di un unico spazio comunitario per vivere, per lavorare, per divertirsi, quindi una sorta di asilo. And of course the building site takes the... Quindi, come dicevo, la dimensione dell'edificio copre l'intera lunghezza del terreno, e tutti i componenti della famiglia hanno una medesima porta per uscire, hanno un medesimo terrazzo, un medesimo contatto con la natura esterna. This is the living room. Quindi quello che avete visto inizialmente è il soggiorno, che poi conduce alla camera da letto dei genitori, e poi c'è tutto un sistema di porte pieghevoli o scorrevoli che possono essere aperte o chiuse, e si creano le singole stanze delle figlie. Poi guardando indietro appunto si può decidere se si vede un unico spazio in funzione dell'apertura o della chiusura di queste porte. And this drawing we got from one of the daughters on the day they moved in. Questo è un disegno che mi ha dato una delle figlie, che nel momento in cui ha traslocato nella nuova casa ha misurato tutto coi piedi e ha disegnato tutto alla perfezione. Quindi questo testimonia come anche i bambini riescano a comprendere lo spazio e soprattutto il concetto di una casa. Okay, I will show very quickly two housing projects. Ora vi mostro brevemente due progetti residenziali e due edifici pubblici. Parlando di progetti residenziali, la storia cambia, in questo caso più che altro la relazione tra la società e l'individuo in sé, sia essa persona o famiglia, e come l'individuo si inserisce nello schema della società, nel tessuto sociale. Quello che vi ho mostrato prima era un'opera d'arte di Doku Su, sembra che non si veda assolutamente nulla, che non ci sia nulla, ma in effetti sono disegnate varie facce di persone, e quindi questo esprime la relazione tra l'individualità di ciascuna persona, di ciascuna famiglia, e il suo rapporto, come dicevo, con il tessuto sociale, il suo contributo alla formazione del tessuto sociale.
So this is a project for a housing fund of Ljubljana. Si tratta di un progetto di edilizia residenziale no profit con 68 appartamenti. Il design urbano risale agli anni 80, si vede il tipico schema dell'urbanistica degli anni 80, la simmetria, il parco in centro, i tetti con il colmo simmetrico, e per cui il nostro compito era sostanzialmente capire come superare questi ostacoli, come creare uno spazio esterno che fungesse da colla sociale, che appunto fungesse quasi da soggiorno, da zona giorno per tutti gli abitanti degli appartamenti. So this central outside space is divided in. Lo spazio esterno centrale è costituito da una serie di fasce destinate a diversi usi. Ci sono delle piccole colline, tavoli più o meno grandi, utilizzabili per giocare, per fare picnic, parchi giochi. Interessante e affascinante vedere come effettivamente gli spazi vengano utilizzati. Of course, apartments are small. Gli appartamenti, ovviamente, visto il tipo di edificio, sono piccoli, non c'è nulla di particolare. L'unico aspetto che sottolinea l'individualità di ciascuna famiglia è la terrazza esterna, che funge quasi da giardino e che è appunto intesa come espressione individuale di chi vi abita. And we were also interested how to construct the. Quindi era interessante capire come costruire questa identità preservando questo senso di appartenenza ad un determinato luogo così peculiare come questo. E abbiamo deciso di puntare sul metodo di costruzione e cercando appunto di ampliare, di sfruttare tutto ciò che fosse nascosto. E quindi questo è il risultato. Ogni elemento di serraggio, ogni vite è diventata parte integrante dell'estetica dell'edificio, quindi non tanto un ornamento quanto una vera e propria esigenza del metodo di costruzione. Quindi l'estetica è più costituita dal metodo costruttivo che dal materiale stesso. And this is the student housing. Prossimo progetto è una casa studenti a Lubiana, un progetto iniziato dal governo con l'intento di stabilire nuovi standard di vita per gli studenti. Il sito, vedete, è un sito non finito ai margini del centro di Lubiana. Anche in questo caso la questione era come gestire la relazione tra l'individualità del singolo studente e le relazioni sociali che lo studente avrebbe intessuto negli anni dell'università. So we propose very closed. Quindi abbiamo concepito un livello al piano terra, un patio chiuso destinato a tutti i locali comuni, quindi ad esempio non so, la sala di lettura piuttosto che il deposito delle biciclette, una sala sociale, la zona per il computer, lavanderia, palestra, eccetera. And on the top floor. Mentre ai piani superiori abbiamo gli appartamenti degli studenti, semplicemente due ale di appartamenti con un corridoio in centro. So all the students have quindi gli studenti hanno una vista speciale, essendo nel livello superiore, mentre tutti gli spazi comuni sono al piano terra con questo dehors centrale. Per quanto riguarda gli appartamenti, come dicevo, sono semplici, c'è un nucleo centrale con due stanze intorno, concepite in modo tale da poter ospitare quattro o due studenti oppure una famiglia di studentesca. Gli spazi, come dicevo, gli spazi comuni poi sono al piano terra, mentre per quanto riguarda i terrazzi ci sono due terrazzi, c'è una cucina con sala da pranzo, con tavolo da pranzo, diciamo, che è lo spazio comune dell'appartamento, e due terrazzi che possono essere chiusi con dei pannelli perforati, il che può garantire la privacy. So the big window, quindi la finestra con questo grande serramento non è soltanto funzionale a se stessa, funge anche da comunicazione rispetto all'esterno. Qui vedete appunto l'apertura e la chiusura dei pannelli che maschera o meno la vita sociale che sta dietro appunto negli appartamenti. Un mese fa, ormai quasi un anno fa, abbiamo vinto un concorso per la realizzazione di un centro culturale islamico religioso. Una cosa un po' particolare di Lubiana, in Slovenia, scusate, non ci sono moschee, una sorta di tabù, è in corso ormai un dibattito politico-culturale da anni, è un fatto però che ci sono moltissimi musulmani, soprattutto provenienti dalla Bosnia, per cui sono anni, ormai quasi 40 anni, che cercano di ottenere una moschea.
la comunità islamica possedeva questo terreno in questa zona abbastanza degradata, vicino alla ferrovia, con vari edifici e depositi vecchi, però abbastanza vicino al centro. So we saw this project as a kind of possible, not only as a quindi il progetto non voleva essere soltanto progetto di una moschea o di un centro culturale religioso, ma doveva fungere da generatore di vita urbana e quindi sviluppare anche aree degradate o dimenticate come quella. La moschea, infatti, soprattutto in Bosnia, è sempre stata promotrice di vita urbana, ha sempre dato vita a veri e propri quartieri. C'erano però molti punti interrogativi perché non si sapeva come la moschea sarebbe stata interpretata o accettata in Slovenia in una cultura, diciamo, di stampo occidentale. Quindi la questione era come riuscire a coniugare l'aspettativa dei musulmani che volevano preservare le loro tradizioni e le aspettative delle altre persone che invece volevano questo luogo più invisibile possibile. E quindi abbiamo proposto uno schema molto aperto in cui appunto gli spazi privati, religiosi dei musulmani potessero rimanere discreti ma al contempo aperti. Quindi questo progetto, che non includeva soltanto una moschea ma anche altre strutture, una scuola, un centro sportivo, un edificio amministrativo eccetera, era concentrato sulla parte esterna, il focus era appunto sul cortile, sullo spazio esterno che dovesse fungere da aggregatore sia dei musulmani che degli abitanti di Lubiana. Quindi l'obiettivo era quello di costruire nella maniera più semplice possibile, quindi seguire un principio di costruzione molto semplice. Le pareti appunto sono realizzate con questo intarsio, anche tipico dell'architettura slovena, e la moschea non doveva essere appunto la tipica moschea con il minaretto, ma avere appunto riprodurre questa struttura sospesa al telaio principale. So this is the inside space with a blue. Quindi avete visto alcune immagini della cupola di colore blu, sembra molto fragile, ricorda appunto nel colore la moschea blu di Istanbul, vari poi disegni della struttura e della cupola, quindi si vede sempre il nesso e il legame tra la struttura e la configurazione della cupola. And I would like to finish with l'ultimo progetto, un altro che ci siamo aggiudicati, è un'aggiunta, un annesso alla Biblioteca Nazionale, quindi quella disegnata da Plečnik. Non è un vero e proprio annesso perché è un edificio a 100 metri di distanza in un'area particolarmente complessa. Qui la vedete. You see it from this image, but also from the next image, the old Plečnik. È un edificio totalmente fuori scala rispetto al tessuto urbano, quindi non aveva rispettato alcun canone urbanistico quando fu costruito. And of course this was also a question how the new building could be Quindi la questione sostanzialmente era come inserire questo nuovo edificio in un contesto così complesso, in cui appunto c'erano molti elementi diametralmente opposti gli uni rispetto agli altri, quindi un contesto molto problematico. Abbiamo la biblioteca di Plečnik, più una serie di edifici storici, quelli che vengono sempre in mente quando si approcciano progetti di questo tipo, più un sito archeologico con le rovine romane, che doveva essere assolutamente preservato, quindi sostanzialmente l'edificio doveva essere sollevato, galleggiare su queste rovine. So another relation which was important for us was the un'altra relazione importante era rispetto agli edifici universitari che sono sparsi un po' ovunque nella città di Lubiana. Lubiana è una città universitaria, però non ha campus, non ha un'area strettamente dedicata alle università, per cui come inserire questa nuova biblioteca, che non doveva essere solo la Biblioteca Nazionale ma anche quella universitaria, in maniera tale che fungesse un po' da punto nevralgico, da pietra di richiamo di tutti questi edifici universitari. So we proposed to do a very, very quindi abbiamo pensato ad una struttura totalmente indipendente dal perimetro, diciamo, dell'area, perché c'erano troppi problemi per riuscire a creare un collegamento rispetto al tessuto urbano preesistente, e quindi abbiamo concepito un unico edificio totalmente separato appunto rispetto all'area circostante, ma che creasse due nuove piazze, due spazi pubblici che quindi creassero questo legame tra l'edificio nuovo e l'ambiente circostante.
parte. Quindi diciamo che la parte delle vecchie rovine doveva fungere sostanzialmente da foyer della nuova biblioteca, e quindi le strade delle rovine archeologiche fungevano quasi da androni che ti permettono di entrare nell'edificio. Scendendo di 3 metri si accede al vero e proprio edificio. The geometry of the old city is used as the La geometria della città antica, delle rovine archeologiche, doveva diventare la geometria principale del nuovo edificio. Quindi gli spazi venivano definiti da queste strade, dalle strade di questa antica città, dovevano fungere da riferimento per l'organizzazione dei livelli superiori. Quindi una delle strade principali, ad esempio, è diventata a livello superiore la sala di lettura principale. So on both sides you get all the programs. Quindi vedete come ci sono più livelli. Appunto, abbiamo un livello dove c'è il libero accesso, l'accesso pubblico, il livello superiore destinato agli uffici, un livello ancora superiore per i depositi e come deposito, ma tutto è collegato a questa unica grossa sala di lettura che sale di 6 livelli. Sono diverse piattaforme, tuttavia legate a quest'unico, che si inseriscono in quest'unico open space. And of course, with such a big building, you are always. In edifici di queste dimensioni è sempre cruciale definire come strutturarli, e noi abbiamo cercato di creare una relazione tra il prodotto principale custodito in questi edifici, quindi il libro, e la struttura stessa dell'edificio, dell'immobile. Quindi abbiamo cercato di spingere verso l'esterno la struttura, verso il perimetro di questo blocco. La struttura quindi è diventata parte integrante dell'estetica dell'edificio attraverso queste colonne di calcestruzzo tonde tagliate con vetro. E quindi una struttura che diventa anche espressione dell'identità dell'edificio stesso, dell'estetica dell'edificio. So the building is maybe very... Quindi vedete dall'esterno come l'edificio appunto sembra quasi un pacchetto di colonne accatastate le une sulle altre, che nel contempo appunto formano anche, plasmano gli spazi interni intorno a questa sala di lettura centrale, che crea il legame rispetto all'ambiente esterno attraverso maxi finestre con questi grandi serramenti che fanno da cornice tra l'interno e l'esterno. Thank you very much.